A questo punto noi siamo veramente convinti che c'è il rischio per le persone di procurarsi dei danni camminando in uno spazio dove dovrebbe essere sicuro, dovrebbe essere un posto per rilassarsi. Purtroppo non è così. Ci siamo resi conto di questo grande problema e ce ne siamo resi conto sulle nostre spalle, rischiando la vita di una famiglia che passava da lì, e questo non è possibile. Questo non è possibile che ciò avvenga. E allora oggi siamo intervenuti, è venuto anche il sindaco, abbiamo preso coscienza di quello che è lo stato di alcuni alberi, in particolare le querce, che sono infestate da insetti, ma non da ora, già da parecchio tempo, e non possiamo far rischiare la pelle, la vita ai nostri concittadini. Questo è quello che il sindaco ha voluto e di conseguenza siamo stati costretti dallo stato dei fatti e dei luoghi a prendere una decisione drastica, ossia chiudere la villa, lasciare solamente la possibilità di accedere verso l'Arena Eden, perché ci siamo resi conto con l'agronomo che il percorso è fattibile, ossia non ci sono pericoli, e di conseguenza abbiamo preferito lasciare questo piccolo spazio alla fruibilità della gente con tutta sicurezza, ecco, con la tranquillità di poter accedere a quel piccolo spazio all'interno della villa. Lei capisce?